Oggi in commissione abbiamo parlato dei bagni pubblici, in particolare di quei bagni presenti nelle ville storiche che offrono un servizio a chi appunto va a fare sport a Villa Ada, a Villa Panfili, a Villa Borghese. In particolare il Dipartimento Ambiente ci ha aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi e quindi la loro riapertura. Sono divisi in tre fasce. La prima fascia è quella degli 8 bagni in muratura aperti in occasione del giubileo del 2015. La seconda fascia riguarda quella dei bagni presenti nelle ville storiche. La terza riguarda i bagni in muratura, i 28 bagni autopulenti. Quello che a noi ci interessa in particolare sono quelli della seconda fascia, ovvero i bagni presenti dentro Villa Panfili, Villa Ada, Villa Celimontana e Villa Borghese, ai quali aggiungeremo altri bagni che ci potrete segnalare. Qui, ad esempio, molte richieste provengono per il bagno che si trova all'interno del cosiddetto biscotto di Caracalla, che viene utilizzato dagli sportivi che vanno a fare atletica leggera presso l'impianto e appena nell'area verde appena fuori. L'amministrazione si è dunque attivata al fine di riaprire ai cittadini un servizio che è fermo da un anno e mezzo. Per questo motivo puntiamo per la primavera prossima a riavere in funzione tutti questi bagni pubblici che abbiamo citato e non solo, in quanto il passo successivo sarà poi quello di allargare la nostra indagine anche ai 28 bagni autopulenti, attualmente anche questi purtroppo chiusi e che contiamo di riaprire entro la fine del prossimo anno.